questa nuova storia di salute che cambia siamo in compagnia di Nader Butto, medico, cardiologo, lavora al Rabin Medical Center in Israele in angioplastica, ma è anche un ricercatore di fama internazionale, porta in tutto il mondo il suo metodo basato sulla teoria, sulla medicina integrata unificante. La medicina integrata unificante è capace di unire diversi aspetti dell'essere umano in un modello energetico universale. Integra conoscenze provenienti da varie discipline, varie culture e le nuove conoscenze, le nuove teorie della fisica del campo quantico. Quello che Nader dice sempre è: io vorrei che queste conoscenze fossero integrate nel campo della medicina e della psicologia per trasformare quelle che erano nozioni filosofiche, mistiche, in nozioni matematiche e scientifiche. Ci stiamo riuscendo? Secondo me sì, perché in realtà tutto è cambiato e la mentalità della gente, anche c'è un'apertura incredibile, che non è come quando ho cominciato tutto questo negli anni 90, non mi credevano le persone, mi guardavano un po' strano, però io ero sicuro che questa sarà la direzione del futuro e oggi stiamo assistendo veramente a un'apertura addirittura negli ospedali, dove aprono reparti di medicina integrativa, addirittura hanno aperto un ospedale per la medicina integrativa. Le previsioni che nel mondo occidentale nel 2025 il 50% delle persone avranno almeno una malattia cronica, e questo certamente non importa se tratta di ipertensione o obesità. E il fatto che noi non siamo riusciti a curare queste malattie, questo è il motivo che le malattie croniche in aumento. Quindi questo già è indicazione che qualcosa che non funziona. Non è possibile che siamo riusciti a fare una buona medicina e allo stesso tempo vedere più gente malata. Cos'è la malattia? Dove c'entra qui la psiche? Come mai ci siamo trascurati, abbiamo trascurato completamente la psiche? E poi, guardando la psicologia, ho detto: ma qui anche hanno trascurato la spiritualità. Dov'è lo spirito? Dov'è l'anima? Quindi il corpo è il mio strumento, ma non sono io. Non mi identifico col mio corpo. Chiaro che devo tenerlo in buon stato funzionale, quindi devo mantenere la salute del corpo fisico, però quello che controlla il corpo è l'anima, e va male quando si creano una dissonanza fra l'anima e il corpo per conflitti psicologici non risolti, non elaborati. Noi andiamo a concentrare i nostri sforzi nella cellula malata senza capire che in realtà la cellula malata è solamente l'ultimo segnale del problema, non è il problema stesso, è la nostra spia che c'è un problema e dobbiamo tornare alla radice, alla causa che ha modificato l'informazione nel campo per provocare la manifestazione di un cancro, per esempio. Io vorrei fare un passetto indietro e introdurre il concetto del campo elettromagnetico. Il campo magneto elettrico è la somma di tutti i campi elettromagnetici di tutte le cellule e tutti gli organi. Si emergono insieme per formare un unico campo con due poli, e questo campo, che ha un ordine perché la polarità in diverse parti di questo campo è precisa. Di conseguenza ogni parte del nostro organismo si trova sotto l'influenza di una parte di questa polarità che dà l'input al codice genetico, quale parte del codice genetico sarà espresso e quale parte sarà represso, e questo si chiama epigenetica. Sono arrivati a capire che ci sono dei mediatori chimici che vengono mandati alla membrana della cellula, e questo mandano dei segnali dentro il citoplasma per arrivare al nucleo e per arrivare al DNA per decidere quale parte del codice genetico sarà espresso. Però certamente dietro questi segnali chimici
ci sono segnali magnetici che dirigono l'attività elettromagnetica della cellula. Che cos'è per te salute che cambia? Come possiamo aiutare chi ci segue ad acquisire degli atteggiamenti, a fare il primo passo? Secondo me la cosa più importante è la consapevolezza che la malattia non è una punizione per qualcosa che è stato fatto male, ma è un segnale, una spia che viene a aiutarci a capire dove ci siamo deviati dal nostro cammino. Quindi di essere cosciente e consapevole che la malattia, ogni segnale, ogni sintomo ti dice qualcosa. L'importante è capire questi sintomi. Anche senza avere malattia, possiamo avere mal di spalla, mal di petto. Noi andiamo a trascurare questa spia mettendo un cerotto sopra, dire che non hai niente, perché questa spia ti dà fastidio, prende qualcosa per coprirla, prendi questa pastiglia e non avrai più il dolore del ginocchio. Per poi apparire più tardi un problema più grave. Chiaro che più il medico e il terapeuta cosciente del rapporto fra questi sintomi e i conflitti, diventa immediato l'intervento e anche amplificare la coscienza della persona. La persona cosciente già riesce subito a fare il cambiamento. Se sappiamo questo fatto, vuol dire che possiamo anche controllare le persone apparentemente normali, sani, e individuare chi sono quelli che sono a rischio per ammalarsi ancora prima della manifestazione della malattia, perché la discesa energetica non si manifesta come malattia finché non scende sotto una certa soglia. Come il telefonino. Il telefonino funziona anche se ti dice ha 3% della batteria, ancora funziona normale. Però all'improvviso è sceso sotto un certo, non c'è più telefono. La stessa cosa. Quindi tante persone si sentono normali, tutto funziona bene, però la loro batteria è scarica e ci vuole un piccolo magari stimolo come un raffreddore, come un incidente o come un spavento e all'improvviso crolla tutto e si manifesta quello che era sottostante apparentemente normale. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia, siamo noi.